Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensione. Questo video, come potete leggere dal titolo, è una recensione di un solo prodotto. Preferisco recensirlo a parte rispetto a tutti gli altri perché è una cosa diversa, un di più rispetto a ciò che è il mio canale, semplice tra trucchi, cremine, eccetera. È comunque un prodotto di ovviamente beauty, di cura del corpo, quindi ci sta una recensione. Il prodotto di cui voglio parlare è un epilatore della Rowenta e modello Silent Soft. Questo è stato il mio regalo per Natale. Ho scelto di nuovo un Rowenta perché l'epilatore che ho avuto fino a quest'inverno, che poi è morto, mi è durato più o meno più di 10 anni. Sì, non avevo ancora il canale quando anche quello mi fu regalato per Natale e quindi ho preferito investire, anzi fare investire una piccola somma, perché la mia mamma l'ha acquistato online su Amazon, vi lascio giù il link se lo ritrovo ancora. Quindi ho preferito far investire una somma, per un regalo che mi può durare più di 10 anni ed ho scelto una versione intermedia, però di alta tecnologia. Allora, giù nell'info box vi lascio ovviamente anche il sito della Rowenta, il sito dove l'ho acquistato, il link dove l'ho acquistato. Allora, questo è un epilatore gambe e corpo, vabbè, ultra silenzioso, rapido, a lunga tenuta, tra virgolette. Come tecnologia Silence si chiama Up to 44 More Silent. Ha un sistema massaggiante, due velocità, ha anche una lucina per vedere meglio e ha poi diverse ovviamente testine per poter regolare, per poter cambiare l'effetto di depilazione. È ultra preciso, riesce a tirar via anche i peli che sono più inferiori allo 0, maggiori o uguali, chiedo scusa, maggiori o uguali a 0,5 mm, quindi molto 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 piccoli, quindi lascia una pelle veramente liscissima. Ha un sistema in modo tale che anche se il pelo non è perfettamente allineato con la pinzetta, viene indirizzato per poter entrare nella pinzetta e poter essere estirpato. Ha una superficie di epilazione molto ampia e ha un sistema che fra un attimo vi farò vedere per aiutarvi, si sposta in modo automatico e gestisce, diciamo, le curve del corpo. Per questo mi è piaciuto tantissimo. Qualche altra informazione prima di aprirla? No, ok. La confezione si presenta in questo modo. Ovviamente uno spreco immane di carta e plastica, ma sorvoliamo. Questo è l'epilatore rosa, carinissimo. E qui ci sono dei surplus, a parte okay, il caricatore perché non è ricaricabile, vuoto qualcosa. Quindi ha il suo alimentatore. Ha la testina per rasoio, sia con il regolatore, che ovviamente si può anche. Un attimo che. Ok. Ce la posso fare? Non ce la posso. Si può anche togliere il regolatore. Poi c'è una testina per effettuare un leggero scrub, comodissimo. Poi ci sono queste due testine che non ho mai utilizzato, che servono per rimpicciolire la superficie epilatoria di modo tale da aiutarvi a utilizzarlo nelle zone un pochino più piccole e più difficili da raggiungere. Ovviamente ha il suo spazzolino e ha una bag molto carina in bianco con i laccettini rosa per conservarlo. Vabbè, poi ovviamente le istruzioni, eccetera. Partiamo proprio dall'apparecchio. Allora, ha le due velocità. Ha un'impugnatura molto ergonomica, quindi è facile da poter gestire. Queste sono le testine e poi questo aiuta a seguire le forme del corpo. Dopo lo accendo e vi farò vedere. Sicuramente
si smonta facilmente da questo pulsantino e si può mettere qualsiasi altra testina. Ok, rimetto questa. Ah, ok, ce l'ho. Ok, questo è agganciato. Velocità 1, si vede già la lucina. Velocità 2. Non è molto rumoroso, anzi, il mio vecchio Silkepil, che ormai aveva 15 anni, forse anche di più, era molto più rumoroso, faceva un bordello esagerato. Questo è veramente silenzioso. E in più, come dicevo, questa parte aiuta a seguire le forme del corpo. Ora vi faccio vedere. Non so se avete notato, si è alzato. Ok? È più duro ora che è acceso. Quando è spento se ne scende tranquillamente, non risare. Una volta acceso, ok? Segue in modo semplice le forme. Ok, mi sto facendo la ceretta sulle mani. Ok. Quindi aiuta veramente a seguire bene le forme del corpo, quindi non c'è difficoltà dietro al polpaccio, sul ginocchio, eccetera. Diciamo che ovviamente è un silkepil, quindi strappa il pelo, quindi il dolore c'è. Ok? Io ci sono abituata, lo utilizzo da quando avevo forse 12 anni, ora ne ho 35, quindi ho un'esperienza e ho la. Ci ho fatto il callo ormai, però questo mi è sembrato molto più, forse perché la rotazione, le pinzette sono tantissime, il dolore, essendo più diffuso, lo si sente di meno. Non so se sono stata chiara. Se io devo strappare pelo, 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 uno alla volta, su 10 peli li sento tutti e 10. Se invece ho 10 testine che passano e strappano 10 peli contemporaneamente, il dolore non è che uno moltiplicato per 10. E uno dai moltiplicato per due, quindi comunque il dolore complessivo diminuisce. Non so se sono stata chiara. In più, dopo che l'apparecchio è passato, questa parte massaggia leggermente la zona e quindi il dolore è un attimo attutito. Mi sta piacendo tantissimo. Io lo utilizzo prevalentemente dalla caviglia al ginocchio, il resto non lo faccio perché seguo un iter con la mia estetista, quindi non mi permetto di fare altro, altrimenti mi picchia perché stiamo cercando di eliminare alcuni peli incarniti e il Silkepil ha la nomea di far uscire di più i peli incarniti su zone o pezzi di corpo in cui già di natura ne escono di più, quindi quelle zone non le tocco, altrimenti quel lavoro che sto facendo dall'altro lato sarebbe inutile. Invece, dove utilizzo questo prodotto, ho la gamba perfettamente liscia. In poco, le due gambe ci metto meno di 10 minuti su per giù. Dai, se proprio voglio controllare al pelo, 15, però veramente ci metto pochissimo e sono molto molto lisce. Se ovviamente voglio amplificare il risultato, vado a mettere quest'altra testina, la testina del rasoio, togliendo ovviamente il regolatore, per andare con questa parte qui proprio a raso raso pelle, quindi andare a togliere quegli ultimi 0,5 mm che l'epilatore non riesce a togliermi, ma ovviamente lo faccio quando so che devo mettere la gamba esposta, mare, senza vestitino, senza calze, eccetera. Ma se devo semplicemente rimanere pulita per giocare a pallavolo, dove poi metto il calzettone alto, o nella vita quotidiana, quest'altro non lo utilizzo. È comodo per chi fa le rifiniture nella zona dell'inguine oppure sotto le ascelle, nella zona delle ascelle, perché ovviamente puoi andare a pulire e tenere tutto in ordine anche in quella zona, sia con che senza il oddio, il regolatore. Ok,
Non mi usciva il termine. Quindi io questa testina la utilizzo, diciamo, di meno rispetto all'epilatore. Un'altra testina interessante che non avevo con il vecchio, perché quelle due ovviamente erano già state pensate per i vecchi Silky Peel, è questa, la testina per fare un piccolo scrub. La vado ad utilizzare dopo che ho passato l'epilatore. Sia se utilizzo la seconda testina, che sia se non la utilizzo, passo questo e mi fa un leggero scrub, così dopo la pelle risulta ancora più morbida. Evitiamo la fuoriuscita di peli incarniti, anzi, in questo caso dovrebbe dire la non fuoriuscita di peli incarniti, perché ovviamente si va a fare uno scrub. E lo sto facendo anche, ovviamente, poi ricollegandomi al discorso estetista, quando lo faccio anche sul resto del corpo. Ci mette un po' perché la testina è piccola, però aiuta. Mi è piaciuto molto anche quest'altra testina. Le testine, queste per regolare le grandezze, non le sto utilizzando, non mi servono, e la spazzolina è una semplice spazzolina per tenere pulito l'apparecchio. Allora, cosa dire su questo Silky Peel? Mi sta piacendo veramente tantissimo. Non è rumoroso, è veramente efficace. Il fatto che il rumore è meno forte rispetto ai vecchi, forse è anche una questione psicologica, sento meno il dolore, perché non so se avete mai sentito un Silky Peel di vecchia generazione, era un trattore e il mio cervello appena sentiva il rumore partiva già con il terrore. Invece questo è meno forte e psicologicamente dà una mano. E poi il fatto che c'ha la lucetta, che puoi andare a vedere la zona, si vede qua la qualunque proprio. Ok, una cosa che vorrei acquistare per questo tipo di prodotto, perché la Romenta sui suoi sistemi di epilazione ha varie testine intercambiabili, alcune escono nella scatola, altre le devi prendere a parte. Una testina che vorrei comprare è quella per tipo pietra pomice per fare la pedicure. Si trasformerebbe praticamente in un sistema per fare la pedicure. Mi sembra che sul sito costa una quindicina di euro. Appena avrò un attimo di tempo, che mi ricordo, la compro. Credo, vabbè, ora devo scendere, però la potrei acquistare anche ora, ma è piccicco e spinto. In ogni caso, una testina che vorrei comprare, ve la lascio giù nell'info box se volete dargli un'occhiata. Nulla, la mia recensione di questo Silky Peel Roventa finisce qua, spero che vi sia stato utile. Se ti è stato utile, ovviamente mettimi un pollice in su per supportarmi in questa avventura youtubiana, e se ti va iscriviti al canale, c'è il tastino qua sotto. Io nel frattempo ti mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!